Dolvia, allora, oggi è il terzo fiore di maggio. In Russia, dove fioriscono i lilà, mi sembra di capire, vero Marina? Sì, e Cosa in russo succede? si chiama siren. Non sono certa che si chiami lilla o lilà, ma va bene, siren. Sono quelli alle tue spalle, comunque, Dietro di me. no? Ok, perfetto. Allora, a te la parola e buon webinar a tutti. Grazie. Grazie. Ok, grazie. Allora, adesso faccio la condivisione. Ecco, così, perfetto. Vedete tutti? Sì. 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 Bene. Come ha detto Riccardo, finalmente è arrivato il turno di Marina Tsvetaeva, il nostro terzo fiore di maggio, nel vero senso della parola, perché il suo cognome contiene la radice Svitok, che vuol dire in russo il fiore. È una pura coincidenza, ragazzi, non l'ho scelta per questa cosa. L'ho scelta perché è una delle poetesse più famose della Russia, che rappresenta tra l'altro un periodo storico importante, chiamato il secolo d'argento della poesia e della cultura russa. Riferito all'inizio del XX secolo. Allora, adesso io vorrei raccontarvi un po' della sua storia, un piccolissimo riassunto giusto per farvi avere un'idea, non so, un'immagine di questa persona. Marina Tsvetaeva, non so, o avete già sentito qualcosa su di lei? No, no. Il modo in cui io lo pronunciavo l'altra volta l'ho sentito, quindi sono inorriditi tutti. Qualcosa ho letto, ma no, Betajeva. Stefania. Ok, va bene. Allora, Marina Tsvetaeva è nata nel 1892 a Mosca in una famiglia aristocratica e abbastanza talentuosa. La sua mamma era un eccellente pianista, il suo papà era un professore di belle arti nell'università di Mosca. E perciò anche la bambina ha preso delle doti creative. Infatti, ha cominciato le sue prime prove poetiche all'età di 6 anni, esprimendosi oltre che in russo, ma anche in tedesco e francese, perché le conosceva alla perfezione grazie ai suoi numerosi viaggi all'estero con la famiglia. Quindi era una donna intelligente, bella e anticonformista. Lei ha scritto centinaia di poesie, diversi poemi, alcune opere di narrativa e saggistica. Però stasera noi parleremo della sua poesia d'amore, perché proprio l'amore è l'elemento principale delle sue opere letterarie. Amore e dolore. Sono questi due sentimenti che l'hanno tenuta compagnia per tutta la sua vita, contrassegnata anche da tantissima sofferenza, legata ai momenti cruciali sia storici che personali, tipo la rivoluzione russa che le ha portato via per diversi anni suo marito Sergei Efron. Poi la carestia, durante la quale la poetessa doveva lasciare la sua figlia minore in un orfanotrofio, dove purtroppo è morta per denutrizione. E poi tanti anni di esilio, poi l'arresto di suo marito e della figlia maggiore, e infine il suo suicidio, il proprio suicidio. Sì, si è impiccata nella sua propria abitazione che affittava dopo essere tornata da poco dalla Francia. È morta nel 1941, però le sue poesie sono rimaste e possiedono un forte magnetismo spirituale. Era. Aspettate, cambio. Ecco. Nonostante la sua vita abbastanza tragica,
Lei era una vera donna di passioni e di amore. L'amore per Tsvetaeva era indispensabile per poter creare. E come vedete qua sulla slide, il fatto è che dobbiamo amare, dobbiamo far battere il nostro cuore, anche se andrà in frantumi. Mi frantumavo sempre in mille pezzi e tutte le mie poesie sono quei frantumi d'argento del mio cuore, diceva lei. E poi Tsvetaeva credeva che le poesie fossero le figlie dell'amore e senza amore non potevano neanche nascere. E lei ovviamente era la madre delle sue poesie, invece il padre lo poteva diventare chiunque, il primo uomo o donna che incontrava. Scusate, sì, vai a guardare la TV, sì, vai. Scusate ancora. È il bello della diretta, è il bello della diretta. Sì. Allora, questo uomo o donna che incontrava Tsvetaeva causava un vortice di attrazione nell'anima della donna, della poetessa. E a sua volta questa cosa qua generava un uragano di ispirazione. Perciò l'amore per Tsvetaeva era una cosa fondamentale per poter creare, come ho detto prima. E il suo marito Sergei Efron, una volta dopo aver scoperto il suo tradimento, ha scritto in una lettera ad un suo amico, l'aveva definita come una stufa d'amore. Leggiamo insieme. Marina è una creatura di passioni. Gettarsi a capofitto nell'uragano è diventato per lei una necessità, area della sua vita. Oggi disperazione, domani entusiasmo, amore, di nuovo gettarsi anima e corpo e il giorno dopo di nuovo disperazione. È come una grandissima stufa che per funzionare ha bisogno di legna, legna, legna. E queste legna erano i suoi amanti. Sì, Tsvetaeva era una donna a cui l'amore non bastava mai, mai sazia. Consumava un amante dietro l'altro, si innamorava di uomini e donne. Amare solo gli uomini, che noia, replicava Marina. E non è un segreto che tra le molte sue passioni c'erano anche donne. E come potete vedere qua, sulla slide, queste due donne facevano parte dei suoi amanti. E una volta Tsvetaeva ha descritto il suo stile di vita con le seguenti parole. Non rispettavo i comandamenti, non andavo ai sacramenti, fino al mio canto funebre peccherò come ora pecco e come ho peccato con passione, con i sensi che Dio mi ha dato, con tutti e cinque. È giustificata, possiamo dire. E tuttavia non intendeva annientarsi per amore, ma per nessuno. Probabilmente solo da giovane lei aveva voglia dell'amore fisico. Poi, più avanti, lei ha deciso di dirigere il flusso di passioni, di sue passioni, in un canale creativo. E la sua vera ossessione diventa la scrittura. Probabilmente è stata l'unica cosa che Tsvetaeva l'abbia mai amato veramente. E quindi le sue numerose passioni, storie d'amore, avevano il carattere solamente platonico. Non lo so. Però lei ha detto una frase, non so se vi ho scritto qua. Ecco. Io devo essere amata in modo del tutto straordinario per poter amare straordinariamente. Ecco.
E nell'esercito dei suoi amanti di solito entravano i poeti. E come ho detto prima, le amanti dello spirito, più spesso dello spirito, e molto meno corporeo. Ma perché i poeti? Perché Tsvetaeva non cercava un amore comune, ma cercava lo scambio di anime. E i poeti erano le persone ricche di spirito, e soprattutto fuori dalla norma, perché Tsvetaeva non poteva accettare la norma. Esagerazione e immensità in tutto facevano parte del suo carattere fin da piccola. Quindi lei voleva dare agli altri tutta se stessa, però voleva anche prendere tutto da loro. E queste cose qua noi possiamo vedere nelle sue poesie, che sono sorprendentemente sincere e molto profonde. E la poesia che vi ho scelto per te stasera non fa eccezione. Scritta nel 1915, è diventata una delle sue poesie più famose e col tempo anche è diventata molto popolare. Questa poesia, come vi ho accennato dall'inizio del nostro incontro, è sull'amore, ovviamente per un uomo, però la protagonista cerca di convincere noi e se stessa di non provare amore per quest'uomo. Ma il significato è radicalmente opposto a questa affermazione. E ora andiamo a leggerla per poi analizzarla e scoprire il suo vero significato. Siete pronti? E via! E leggeremo insieme. E ve leggo io, va bene. Si chiama Mi piace che voi siate malato non di me. Se lo leggi il titolo in russo? Certo. Lo dici in russo anche? Ah, grazie. Tiziana, vuoi provare a leggere? Sì, il titolo. Mie nravitsa, sto vi bolni, nie mnoi. Ottimo. Bene, grazie. No, bravo. Grazie. Mie nravitsa, sto vi bolni, nie mnoi. Quindi, vale. Leggo. Mi piace che voi siete malato non di me. Mi piace che io sia malata non di voi. Che la pesante sfera terrestre non mancherà mai sotto i nostri piedi. Mi piace che si possa essere buffa, indisciplinata e non giocare con le parole e non arrossire per una soffocante ondata appena sfiorandosi con le maniche. Mi piace anche che voi, in mia presenza, abbracciate tranquillamente un'altra e non condannatemi a bruciare nel fuoco infernale perché io bacio, ma non voi. Perché il mio dolce nome, mio caro, non menzionate né di giorno né di notte invano, perché nel silenzio di una chiesa non canteranno mai sopra di noi alleluia. Grazie a voi col cuore e con la mano, perché voi senza neanche saperlo mi amate così tanto. Per la mia quiete notturna, per la rarità degli incontri nelle ore del tramonto, per le nostre non passeggiate sotto la luna, per il sole non sulle nostre teste, perché voi siete malato purtroppo non di me, perché io sono malata purtroppo non di voi. Dai, un po' di applausi. Grazie. Allora, qua, la prima cosa che possiamo notare dopo aver grazie Riccardo dopo averla letta che la protagonista dà l'impressione di una donna abbastanza sofisticata nelle relazioni amorose perché può elencare tanti segni di come si verifica l'amore. Potete trovare voi questi segni d'amore, soprattutto nell'ultima strofa, nella terza strofa. Stefania, dai! Sì. I segni d'amore? Sì.
Le passeggiate sotto la luna che non fanno. Sì, poi gli incontri nelle ore del tramonto. Certo. Sì, il sole sulle teste. Bravissima, proprio questi qua. Però lei comincia, la protagonista intendo, comincia il suo, tra virgolette, dialogo con quest'uomo dichiarando subito di non provare l'amore per lui, che questo non amore, diciamo non amore, è reciproco. Sì. E probabilmente lei ha già avuto in precedenza tante storie d'amore perché anche ha provato delle delusioni e per questo adesso l'amore per lei è paragonabile alla malattia e questo possiamo vedere subito nelle prime due righe. E mi piace che voi siate malato non di me e che io sia malata non di voi. Guardate qua la prima strofa. Ho evidenziato in giallo questa voi, perché voi? Perché in russo è il pronome di cortesia. Mm. Ah. Ti ricordi Tiziana, Elena? Sì. Ecco, è equivalente a lei in italiano. Mm-hmm. Mm-hmm. Inoltre la poesia si basa su numerose negazioni. Vedete anche voi, sempre questa particella non di me, non di voi, non mancherà mai, e poi tutto il resto, non sotto le nostre teste, non passeggiate. Non giocare. Esatto, non giocare, non arrossire. E, inoltre la protagonista cerca di farci capire che vantaggi gli sta offrendo questo non amore. Mm. Che vantaggi? Guardate la prima strofa, Tiziana. Cosa le offre questo non amore alla protagonista? Che la pesante sfera terrestre non mancherà mai sotto i nostri piedi, quindi non perderà mai il controllo. Controllo, sì, testa. Poi che si può essere buffa. Sì. Indisciplinata, cioè può lasciarsi andare senza pensare al suo comportamento, può non arrossire, esatto, sfiorandosi con le maniche, è tutto questo. È vero, adesso andiamo avanti, guardate qua, inoltre lei dice che può tranquillamente guardare quest'uomo che in sua presenza abbraccia un'altra donna e anche lui la vede baciare un altro uomo. Sì. Mm. E tutto questo sembra essere perfetto, è meraviglioso, lei non lo ama, lui neanche, non gelosia, tutto bello, però guarda, all'improvviso lei comincia a chiamarlo mio caro. E quindi nella seconda parte di questa strofa compaiono già alcune note di rimpianto. Rimpianto su ciò che non c'è nelle loro relazioni e che non ci potrà mai essere. Vedete qua, non menzionate né di giorno né di notte invano il mio nome. Oppure, perché nel silenzio di una chiesa non canteranno mai sopra di noi alleluia. Cosa vuol dire? Che lei piano piano comincia a parlare anche del sogno più grande di ogni ragazza. Matrimonio. Del matrimonio, esattamente. Grazie. Che purtroppo non potrà mai avverarsi. E vediamo anche una tristezza, notiamo la tristezza dalla consapevolezza che queste cose non accadranno mai, anche se sono adesso, sembrano molto desiderate dalla protagonista, giusto? Sì. Sì. Ah, sì. Ecco.
Andiamo avanti e vediamo la nostra, la terza strofa, l'ultima. Allora, la terza strofa ha il carattere completamente, il carattere emotivo completamente diverso. Non è più una discussione su cosa potrebbe o non potrebbe accadere, ma è una espressione di profonda gratitudine per quest'uomo, che a quanto pare la ama senza neanche saperlo. Trovatemi per piacere queste ragioni di gratitudine che sente, che prova la protagonista. Di cosa gli è grata? Per la quiete notturna. Per la rarità degli incontri. Per le non, esatto, per le non passeggiate sotto la luna. Sì, sì. Lei proprio fa un elenco abbastanza lungo per tutte queste cose. Però anche qua vediamo un rimpianto già non mascherato, che è espresso direttamente. È una piccola espressione, un'esclamazione, che ci fa capire che non è vero. Che purtroppo. In realtà, sì, bravissima. In realtà lei vuole amarlo e vuole essere amata. E vuole provare tutti questi sentimenti d'amore. E questo purtroppo, non so, purtroppo ci fa capire che la, esatto, che la realtà è un po' diversa. Quindi noi vediamo, nella terza strofa, osserviamo la confessione di un'anima, dell'anima di una donna, con tutte le sue contraddizioni e ansie, e direi che anche una lotta interna con la tentazione dell'amore proibito. Ecco di cosa parla questa poesia. Molto bella. Sì, sì, però, molto bella. Grazie. Però per molti anni questa poesia era un vero mistero per tanti biografi di Marina Tsvetaeva, perché loro cercavano di capire a chi l'aveva dedicata. E la risposta è stata data dalla sua sorella minore, Anastasia Tsvetaeva, nel 1980. Quindi vuol dire 65 anni dopo la creazione, della creazione della poesia. E finalmente ha svelato il segreto e ha detto il nome di quell'uomo lì, che era, che si chiamava Mavriky Mintz. Guardate. Aleksandrovic. Guardate qua nel cerchio giallo, è lui. È questo? Sì. Però, no, insomma, l'amore è amore, amore. Mi hanno rimasto un po' perplessa. Sì. Sì, non è quello che aspettavi. Non tanto russo, è un ebreo. Ecco. Ecco. Allora, comunque, non basta soltanto sapere il nome ma a cui è stata dedicata la poesia, ma bisognerebbe anche conoscere bene il background. Per poter interpretare meglio il significato, o per capire, non so, i sentimenti, i pensieri della protagonista e di conseguenza di Marina Tsvetaeva. E tutto ciò è stato possibile con i racconti di Anastasia Tsvetaeva, cioè della sorella, nel quale lei comunque dice chi è questo Mavriky, innanzitutto, era il suo secondo marito, il marito di Anastasia, non di Marina. Ah. Quindi aveva la storia col cognato?
Allora, qua potete osservare due sorelle. Questa qua, questa a destra, è Marina Tsvetaeva. E invece questa è sua sorella Anastasia. Avevano soltanto 2 anni di differenza. Ecco, e Marina, scusate, Anastasia, nei suoi ricordi e racconti, dice che questo Mavriky Mins, quando l'aveva conosciuta, si è innamorato quasi subito di Anastasia e dopo poco le ha fatto la proposta di matrimonio. Però, quando ha incontrato Marina, ha perso l'innamorato. Innamorato. È rimasto anche di Marina. È rimasto senza fiato. E così confessa Anastasia. E però, essendo un uomo nobile, non poteva infrangere la promessa. Ma continuava lo stesso a mostrare tutti i segni di attenzione a Marina. Sì, lei lo sentiva e arrossiva ogni volta per questo. Bene. Sì, e comunque era questa simpatia era reciproca. E a Marina piacevano tutte queste attenzioni, segni di attenzione e corteggiamento di giovane ragazzo. Ma la sua sorella per lei era più importante e per non rovinare la felicità di Anastasia, e lei non ha continuato questa storia d'amore, diciamo. E la poesia "Mi piace che voi siate malato, non di me" aveva lo scopo di fermare diversi pettegolezzi che a quel periodo lì sono nati su un triangolo amoroso. Perché proprio nella poesia lei spiega che non ha nessun, che non prova nessun amore per quest'uomo, e adesso capiamo che quell'altra che l'uomo abbracciava nella seconda strofa, vi ricordate? Era sua sorella. La sorella. Sorella Anastasia. Sì. E così, è di questo tratta poesie secondo sua sorella, che Marina era semplicemente grata a Mavriky Aleksandrovich che lui non mi lasciasse sola, che mi amasse, dice Anastasia, che non c'è il secondo significato. E adesso ditemi, e corrisponde alle vostre aspettative iniziali? La figura della poetessa? No, il significato. Magari dopo aver letto per la prima volta questa la poesia. Sì, cosa avete pensato, di cosa si trattava? Dell'amore? Dell'amore sicuramente, insomma. E comunque sì, dell'amore per una persona che comunque lei avrebbe voluto amare, probabilmente, perché insomma appunto quello che ci hai detto, il purtroppo e il non sempre ripetuto, insomma sembrava che cercasse di convincere se stessa e gli altri, come dici tu adesso alla luce di quello che ci dici, appunto, che in realtà non c'era niente, ma in realtà che lo amasse anche lei, insomma, o che sì. Lo così. Brava. E c'è anche un altro piccolo fatto, che Anastasia Tsvetaeva, cioè la sorella di Marina, fino alla sua morte credeva, era convinta che Marina fosse stata semplicemente molto buona e molto generosa con lei. Perché secondo Anastasia, per una donna come Marina, non era per niente difficile conquistare il cuore di qualsiasi uomo. È ancora molto meno difficile il cuore di questo ebreo, un piccolo ebreo di capelli rossi con un cognome molto strano. Rossi, capelli rossi? Sì, capelli rossi, sì. Probabilmente è così, perché a Marina veramente piacevano gli ebrei da piccola. E lei ha detto:
con ogni ebreo ho un accordo segreto che si conclude a colpo d'occhio. Perciò forse è vero che poteva conquistare facilmente il suo cuore, ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto per la sorella. Per la sorella, per la felicità di sua sorella. Felicità di sua sorella. Molto vicine, soprattutto negli anni di infanzia e giovinezza. Ah. Sì. Cos'è questo? Si è bloccato, si è bloccata Marina. Marina, se senti, ti sei bloccata. Provo a capire. Trasmesso la... questa. Okay, allora, questo è il capitolo di un film, un titolo, scusate, di un film sovietico. Che è stato distribuito nelle sale cinematografiche per la prima volta il 31 dicembre del 1975, cioè 60 anni dopo della creazione della poesia. Questo film è diventato proprio un rito, cioè guardarlo è diventato un rito, una tradizione per tutti i russi. Perché lo fanno vedere ogni Capodanno. Ah, come una poltrona per due da noi. È una commedia, una storia d'amore con un leggero velo di tristezza. E molte canzoni di questo film sono diventati veri tormentoni che ogni russo conosce. E adesso vorrei farvi ascoltare uno di quelli, come sicuramente avete già capito, che non è altro che la presente poesia di Marina Tsvetaeva. Wow. Uh-huh. Allora, se riesco. Il panettone russo. Il cinepanettone, sì. Un attimo, ecco, forse non riesco. Cioè, lo vedete, no? No, vediamo te. Molto bene. La puoi cantare? Ancora meglio. Vai. Ecco, qua. Fatto. Dimmi. La puoi cantare se non si sente? Ecco, adesso sì. Oh, adesso sì. Sì. Ok. Ну ладно, спою вам. Хотя вы этого не заслуживаете. Спасибо. Спасибо большое. Мне нравится, что вы больны мной. No, Marina non si sente, sai, va a scatti. Posso. Non si sente. Ma scatti. Credo che... Senti? Sì. No. Me la canterò dopo. Adesso è arrivato anche Puma per dire che il tempo è scaduto, che devo andare a dargli da mangiare. Spiega che Puma, spiega che Puma non è il bambino, perché prima è venuto il tuo bambino e sembra che il bambino... Puma il cane, giusto? Sì, Puma il cane. Sì, va bene. Allora niente, volevo farvi ascoltare questa canzone, ma ok, l'ascolterete a casa. Sì, quindi ce l'ascoltiamo. Compito per casa. Allora. Sì. Allora vi faccio vedere almeno l'ultima slide. Sì. La vedete? Sì. Grazie a tutti. Ecco, sì. Vi dico «Спасибо за внимание». Che vuol dire grazie alla vostra attenzione. Mm-hmm. E dico, grazie a te. Grazie a te, Marina. Grazie. La prossima volta ci vediamo nelle aule. Spasiba, Marina. Sì, speriamo. Da svidania.